Se fin da piccoli amate le auto, passare 4 giornate accanto ad una vettura unica sembra un sogno. A me è successo, quindi non posso fare altro che raccontarvi la straordinaria storia della Cisitalia 204. Visto l'impegno che mi aspettava, una bella ripassata alla storia della Cisitalia rileggendo il libro scritto dall'amico Mario Simoni era decisamente fondamentale. Piccolo cenno storico. Fondata a Torino al termine della Seconda Guerra Mondiale, la Cisitalia era una piccola casa di autosportive fondata da Piero Dusio, industriale e personaggio che da solo meriterebbe un'intera serie TV. L'unico modello stradale prodotto era la 202, definita la Gran Turismo più bella del mondo, tanto da essere esposta permanentemente al MoMA di New York come scultura in movimento, nelle sue varie versioni, sia coupé che barchetta. Dusio, ricchissimo, aveva commissionato allo studio Porsche anche la progettazione di una vettura da Gran Premio, talmente costosa che lo avrebbe portato praticamente alla bancarotta. Proprio mentre la Cisitalia stava per entrare in amministrazione controllata, ecco nascere la 204, una nuova piccola sportiva che avrebbe avuto una storia lunga e tutta sua. Nacquero solo 7 telai della 204. Quello di cui mi sarei dovuto occupare era il telaio numero 2. Mi sarebbe stato richiesto dunque un altro po' di studio specifico. Alla 204 è dedicato un intero libro scritto da Sergio Lugo, Alessandro Scagliarini e ancora dall'amico Mario Simoni. All'interno, in un capitolo dal titolo molto accattivante, ho trovato tutta, ma proprio tutta, la storia del telaio numero 2. Ma com'è fatta la 204? Realizzata da Abarth & Trotsky insieme all'ingegner Scholz, nasceva intorno ad un telaio di due tubi ovali rinforzati da una crociera centrale, parzialmente visibile anche dal posto guida. All'interno ospitava il 204A, un motore che come vedete era marcato Cisitalia sulle testate ma derivava da quello della Fiat 1100. Era alimentato da due carburatori Weber 36 di R4 SP che permettevano di sviluppare 83 cavalli. La carrozzeria era in versione biposto corsa, completamente realizzata in alluminio per limitare il peso a 510 kg. Ciò permetteva così una velocità massima di 190 km orari. Questa veste aerodinamica era riservata ai circuiti cittadini, con le ruote anteriori che non erano più integrate nella carrozzeria, ma semplicemente coperte da dei leggeri parafanghi di tipo motociclistico. Caratteristico di questo esemplare è l'anteriore, con i fari non più integrati nella carrozzeria ma esterni e la calandra più grande e allungata, molto simile a quella della 360 Grand Prix che si stava completando in quei giorni. Mentre il posteriore era a ponte rigido sospeso su due balestre semiellittiche con ammortizzatori telescopici idraulici, l'anteriore invece era a ruote indipendenti con doppi bracci longitudinali, barre di torsione trasversali, esattamente analogo a quello visto sulla Porsche 356 e non a caso visto che Dusio si stava appunto avvalendo della collaborazione ingegneristica dello studio Porsche per la progettazione della 360 Grand Prix. Adesso è il momento di scoprire l'incredibile storia della nostra 02. Protagonista della presentazione della squadra corse nel 1949 insieme alla sorella 01, è portata in gara prima da Felice Bonetto, poi dal grande Piero Taruffi, che vince il circuito cittadino di Senigallia. Con il passaggio di tutto il materiale della squadra corse a Karl Abarth, anche la 204 nel 1950 cambia denominazione diventando Cisitalia Abarth 204, prima di essere ceduta ad un paio di piloti privati che la trasformeranno in coupé installandovi un motore Alfa Romeo. Nonostante il glorioso passato, all'inizio degli anni 70 la Cisitalia 204-02 era poco più che un rottame e giaceva presso un demolitore a Milano sotto una montagna di auto da demolire. Fu allora che il futuro restauratore Delio Galassi la ritrovò e per l'equivalente di 50 euro odierni si portò a casa il ferro vecchio iniziando a raddrizzare carrozzeria e telaio e scoprendo un anteriore di origine Porsche. Solo in seguito ad un annuncio sul settimanale Autosprint, Galassi viene a conoscenza del glorioso passato della vettura che si era trovato tra le mani. Successivamente l'ha ceduta ad altri collezionisti e infine oggi è di proprietà di un appassionato giapponese che la porta nelle gare di regolarità qui in Italia a cominciare da 1000 miglia e Gran Premio Nuvolari. Vi state chiedendo quanto possa valere oggi questo grande pezzo di storia? Beh, stiamo parlando di cifre a 6 zeri. Come vi ho accennato a inizio video, ho avuto la fortuna di seguire da vicino la 204-02 in occasione del Gran Premio Nuvolari 2023. Eccola qua, nella corte dello splendido Palazzo Ducale di Mantova, mentre viene barrato con il nastro isolante il numero di gara della 1000 miglia che aveva disputato a giugno. All'anteriore invece è il momento di fissare la targa portanumero del Gran Premio Nuvolari,
che viene consegnata ai concorrenti dopo aver svolto le verifiche tecniche e le verifiche sportive. Dopo gli ultimi controlli di routine, è il momento di posizionare il cofano motore fermandolo con gli appositi ganci prima di mettere a dormire la 204 coprendo l'abitacolo con il suo telo. Nella mattina di venerdì 15 settembre è arrivato il grande momento della partenza e il pilota e proprietario della vettura, sotto gli occhi attenti degli uomini della San Marino Speed, preferisce proteggere adeguatamente tutto il materiale che gli serve per la gara perché il cielo, nonostante l'alta temperatura, non sta promettendo niente di buono. Ed ecco che si sale sulla pedana per il via della corsa. E see you tomorrow, thank you. Beh, questa macchina è bellissima, ecco la storia che ha, vale più che la storia quasi dell'immagine della macchina stessa. E dopo tante prove speciali, eccoci al passaggio da Imola. La prima tappa termina a Cesenatico, giusto il tempo di scambiare due impressioni con i tecnici di San Marino Speed prima di andare a riposare. Nella seconda tappa, dopo le campagne toscane, eccoci a San Marino. Giusto in tempo per scendere a Rimini, fare gli ultimi controlli al motore, pulire qualche trafilaggio d'olio, riposizionare il cofano e fare l'ultimo rifornimento in vista della terza tappa. Domenica mattina, giusto il tempo di un altro controllo timbro sotto gli occhi attenti degli appassionati molesi, che è già il momento di ripartire. E finalmente l'arrivo a Mantova. Lo stesso modello con cui Nuvola ricorse la sua ultima gara nel 1950, quindi la sua ultima gara in Sicilia viene fatta con questa vettura. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, seguimi nei prossimi video, proponimi nuovi argomenti e se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e soprattutto, sempre piede sul gas.